Quest'altro è pure di Stefanino, canale già esistente, mantenere squelce manuale, migliorarlo il più possibile in potenza e recensione. Ipermodulatore, eco bip, display, preascolto. Proviamo anche questo prima di aprirlo. Sette di picco. Anche questo dovrebbe essere un BSX. È scritto BS sopra, però adesso lo vediamo. All'esterno non c'è niente. Vediamo che cosa apriamo. Rettifico quanto detto prima, questo è un BS, non un BSX. Quindi al posto dei due transistor ne dobbiamo eliminare solo uno. E come finale non ha il MOSFET ma il 2SC1969. Quindi adesso aumentiamo la potenza di più rispetto al fatto di tagliare il cavetto che di solito sta in questa posizione. Perché già è stato tagliato il cavetto, però come avete visto più di 5, 5 watt con il trimmer regolato al massimo non dà 5-6 watt. E anche il lavoro su questo apparato è concluso. Allora, regolatore di potenza in questa posizione, scheda eco, Roger Beep. Per quanto riguarda la potenza in se stessa, no, non ha bobine che si possono regolare, per cui ho dovuto ovviare a questo problema mettendo dei condensatori e qualche resistenza di valore diverso, come quella che alimenta il prefinale. Ho messo una da 2,2 ohm. E quindi sono riuscito in qualche modo ad aumentare la potenza. Prima era di 4 watt con picchi di 7-8 e adesso che lo chiudo, lo proviamo e vediamo come è stato migliorato. Allora, proviamo prima la potenza, andiamo con quella minima. E abbiamo, sono 2 watt, però guardate i picchi. Aumentiamo. Oltre i 20 e 25, passiamo sull'altra scala. Tocca quasi i 40 di picco. 35-38. Mettiamo un po' di eco adesso. Breco, breco. Aumentiamo. Breco, breco. E con questo abbiamo concluso, adesso passiamo al prossimo.